questa nuova recensione. Oggi ho piacere di presentarvi Zenfone Selfie. Questa è la scatola, questa è il terminale. Lasciamo un attimo da parte il terminale, andiamo a prendere la scatola, che è comprensiva di alimentatore da parete da 2A 5V, cavo dati micro USB USB, e la dotazione è tutta. La scatola è molto bella, grazie Asus per avermelo mandato rosa. Quando andavo in giro con questo telefono mi scambiavano per una persona che aveva altri interessi. Bene, non che io abbia nulla contro questi tipi di persone. Bene, detto questo, andiamo a pulire un attimino il terminale e prima di accenderlo vi parlo un attimo di dimensioni, vi parlo di peso e quant'altro. Allora, le dimensioni sono 77.2 x 156 x 10.8 cm di spessore, il peso 170 grammi ben ripartito. Direi che il problema di questo terminale, se vogliamo trovare un problema a questo Zenfone Selfie, sicuramente non è il peso, ma è la bombatura nella parte diciamo della back cover, nella parte diciamo dietro, perché non è diciamo allineato, è bombato. Vedete, questo è il cavetto, la porta micro USB USB, microfono, e poi abbiamo il secondo microfono per la riduzione dei rumori, tasto di spegnimento e sblocco, jack da 3,5. nella parte dietro abbiamo il bilanciere del volume, la fotocamera da 12.58 megapixel, dual flash, dual tone, la messa a fuoco laser, quindi laser focus, loghetto Asus, altoparlante, Zenfone, e poi che altro? Davanti, udite udite, abbiamo una fotocamera anch'essa da 12.58 megapixel con dual flash e la messa a fuoco di tipo... questa non è laser, però devo dire che è davvero molto molto veloce. Allora, direi che la batteria è removibile, ve la faccio vedere, poi lo richiudiamo un attimo. È in dual sim, ho inserito una sim TIM solo ora perché l'ho usato per circa una decina di giorni con due sim TIM e Wind. Ho provato anche la 3, come al solito la 3 fa 3 milioni di casini perché è un gestore un po' particolare. Abbiamo anche l'espansione della memoria, la batteria che vi dicevo da 3000 mAh, ok, vedete qui 3000 mAh removibile, e anche la back cover volendo si può cambiare, sempre che io la riesca a trovare, perché non sono riuscito a trovarla, su internet non si trovano e non riesco a sapere e non riesco a capire il motivo. Benissimo, questo è l'altoparlante, come vi dicevo è posizionato qua, una scelta diciamo che può piacere o non piacere, a me sinceramente non mi dispiace. Andiamo a chiuderlo un attimo e andiamo a parlare un attimino del processore. È un Snapdragon 615 con un clock a 1.7, è un octa-core, quindi 4 core a 1.7 e altri 4 core a 1 GHz. Abbiamo 3 GB di RAM, single channel 800 MHz, possibilità di espandere la memoria fino a 32 GB. Abbiamo poi uno schermo molto molto bello, è un IPS 401 PPI, praticamente è impossibile andare a vedere i pixel di questo terminale, un Full HD, ripeto, 401 PPI. Un dual sim, wifi ABGNAC fino a in 5 GHz con la mia Vodafone Station Revolution 300 MB, praticamente allineo a 433 megabit senza nessun tipo di problema, e il Bluetooth a 4.0. poi abbiamo a GPS, GPS e GLONASS. Andiamo un attimino a sbloccarlo e andiamo a vedere un attimino lo schermo. Molto bello, aumentiamo la luminosità al massimo, cosa ho combinato, dopo vi faccio uno zoom così vedete un po' meglio. Andiamo a togliere la luminosità, la mettiamo al massimo, andiamo a fare un po' di zoom e andiamo a vedere questo Zenfone Selfie. Allora,
Allora, questo prodotto è un prodotto secondo me molto interessante. Allora, andiamo a parlare un po' della Zen UI. Allora, la Zen UI è un'interfaccia di Asus con una miriade di applicazioni. Innanzitutto vi dico che la fluidità è ottima, non c'è nessun tipo di problema. Anche la batteria molto ben ottimizzata, credevo qualcosina di meglio. Si arriva a sera, con un uso, diciamo, medio intenso, però diciamo che se lo si utilizza tanto con una luminosità piuttosto elevata, eccetera, la batteria tende piuttosto a scendere. Quindi, non lo so, batteria che mi ha convinto, fino a un certo punto. Le applicazioni sono innumerevoli. Mi piace molto l'applicazione di Asus del Meteo perché praticamente vi manda le notifiche nel momento in cui c'è un cambio meteorologico, quindi se c'è sole e inizia a piovere vi arriva il messaggio, se ci sono troppi raggi UV vi arriva anche lì sempre il classico messaggino di Asus. Insomma, devo dire, un'app davvero ben fatta e poi soprattutto l'ecosistema di applicazioni di Asus è molto bello perché andiamo a vedere qui, per esempio, abbiamo la possibilità di cambiare le icone. Io, per esempio, ho scaricato questo, vi faccio vedere, vedete che cambia tutte le varie icone e devo dire che non è affatto niente male, almeno vi dà un po' di personalizzazione. Oppure possiamo, per esempio, avere la possibilità anche di cambiare i temi, ce ne sono veramente tanti. C'è anche uno store dove appunto potete andare a scegliervi quello che più vi piace senza nessun tipo di problema. Ok, e poi che altro dire? Abbiamo la possibilità, per esempio, di avere tutta una sorta di gestione delle preferenze. Quindi, per esempio, il blocco delle app, ve lo faccio vedere. Ad esempio, volete bloccare un'app? Non c'è nessun tipo di problema. Andate per esempio a bloccare YouTube, quindi praticamente quando voi andate a ricercare nel terminale appunto l'applicazione YouTube, la aprite e vi verrà richiesta una password per accedervi. Se la inserirete per 2, 5, 10 volte, questo lo deciderete voi, vi farà una foto Asus e quindi poi voi nella cartella di prima dove vi dicevo in blocco app riuscirete a vedere la persona che ha tentato di utilizzare una determinata app. Vedete, questo sono io che tento di rubarmi il telefono da solo. Quindi è una funzione, devo dire, interessante. Poi ce ne sono talmente tante, per esempio la modifica della schermata, potete modificare il font delle app, quindi diciamo, vedete, il font le scritte diciamo, diventano più piccole, si ingrandiscono, oppure il colore, oppure potete anche modificare, per esempio, l'effetto di scorrimento. Io ho messo casuale, quindi ogni tanto cambia, oppure potete addirittura, per esempio, mi pare che ci sia anche la possibilità, ecco, vedete, di modificare la grandezza delle icone. Insomma, diciamo, veramente un diciamo, sistema che può essere ottimizzato a 360 gradi. Allora, non sto a dirvi più nulla perché sennò faccio recensioni troppo lunghe. Vi parlo un attimo di fotocamera. Allora, che dire di questa fotocamera? Allora, il core del telefono è la fotocamera interna, quella da, diciamo, per i selfie. Allora, faccio vedere innanzitutto un selfie che mi sono fatto adesso. Allora, vedete? Il dettaglio c'è sicuramente, a parte la mia faccia che può piacere o non piacere. Qua non lo so per quale motivo, non so, col flash ha fatto un po' di lavori, però stiamo parlando di comunque un selfie veramente eccellente. Guardate queste foto, adesso vi faccio vedere un po' di foto che ho fatto con il telefono. Quindi andiamo nella galleria, vi faccio vedere un attimo. Vediamo se c'è qualche foto compromettente, ma non credo. Ok, allora, queste sono foto. Innanzitutto il video che dopo vi farò vedere, ve lo metto. Questa è una foto fatta con luce. Guardate come si vedono bene i dettagli. Andiamo un attimino a zoomare qualcosina di più. I dettagli sono buoni, non si può zoomare troppo perché torna indietro. Guardate anche questa, com'è venuta molto bene. Un casino. Guardate questa, andiamo a vederla in landscape, molto bella.
il basilico, si vede davvero molto bene, i dettagli sono buoni e anche il grado di esposizione è sempre corretto, non spara mai il flash, non ci sono problemi di innalzamento di ISO e quant'altro. Guardate questa che è bella. Oppure andate, vediamo questa. Andiamo a vedere ancora il basilico. Insomma, non ci sono problemi riguardo alla fotocamera, secondo me. Allora, io prima l'avevo provato già un 5-6 giorni, non mi aveva soddisfatto. Poi l'ho formattato e sinceramente è cambiato. Forse il fatto che l'abbiano preso in mano troppe persone, l'abbiano resettato. Guardate questo posacenere come è venuto davvero molto bene, davvero benissimo. E anche guardate questo sfocato, vedete qua è messo a fuoco e qua dietro invece è sfocato. Anche il cielo non ha bruciato, ha tenuto tutto vario dettaglio, vedete anche qui come è, diciamo, stato ripreso tutto in maniera egregia, anche qua guardate come il dettaglio è molto buono. Insomma, una fotocamera che secondo me è veramente buona. E poi soprattutto vi faccio vedere una foto che ho fatto l'interno, ecco, per esempio, con pochissima luce, guardate, sempre il dettaglio buono. Questa invece l'ho fatta con la modalità massima risoluzione, che fa praticamente un'interpolazione di tutti i pixel e cerca di tenere la foto molto più bella. Guardate, veramente bellissima. Insomma, la fotocamera da premiare. Andiamo a vedere un attimino la fotocamera interna. Ho fatto alcuni selfie, guardate questo per esempio, quello fatto con la fotocamera interna. Si vede addirittura la barba, guardate che bella, a parte il soggetto che può piacere o non piacere, ripeto, mettete un like se vi piace, ecco. Iscrivetemi anche, no scherzo. Questa invece è fatta con soltanto per lisciare la pelle, un effetto che serve appunto per lisciare la pelle. E invece questa è effetto liscia pelle, chiamiamolo così, effetto sbiancamento pelle. Guardate, insomma, devo dire davvero una buona, buona, buona fotocamera. Vi faccio vedere brevemente la fotocamera interna come è strutturata. Abbiamo la possibilità di Andiamo a tirare su, possibilità di avere diverse funzioni, per esempio sbiancamento della pelle, il rossore oppure la correzione della pelle. Questo è lo sbiancamento della pelle, gli occhi grandi oppure le guance scavate. Ok, quindi per snellire un po' la foto. Questo magari può essere una cosa per donne. La fotocamera invece principale ha diverse funzioni come per esempio la modalità automatica, manuale, HDR, ritocco fotografico, risoluzione super che è quella che ho usato io prima, codice QR, luce bassa che però viene fatta a 3 megapixel, la notturna, la profondità di campo che bene o male, beh, diciamo che anche il terminale lo fa già da lei, l'effetto che non so cosa sia, non mi interessa. Animazione GIF, praticamente voi fate una sequenza di foto e vi fa una sorta di animazione, panorama, miniatura, indietro nel tempo vi fa 2 secondi e mezzo, no, scusate, 2 secondi prima della foto e voi potete decidere dove andare a prendere, a catturare l'immagine, quindi se 2 secondi prima e potete avere scatti da 0,5, oppure fotosfera, rimozione intelligente, sorriso, rallentamento e rallentatore. Rallentatore sono le cheluminose, quelle che così vengono chiamate da Huawei. Va bene, dai. Allora, che dire di questo terminale? Andiamo a vedere un attimino la parte dell'audio. Andiamo a vedere un attimo di andare a 33. L'audio, allora, l'audio non è pulitissimo, spara un po' troppo gli alti, devo dire che andrebbe equalizzato un po', però diciamo che nella media va bene. Che dire? Allora, un terminale che mi è piaciuto, le foto vengono bene, intanto vi metterò poi anche sotto il link in descrizione per andare a vedere le foto. Ah, un'altra applicazione molto carina si chiama Mini Movie, che praticamente vi crea una sorta di collage
della giornata, decidendo se, diciamo, da diversi scenari tipo tempo libero, romantico, ricordi e quant'altro. Insomma, un terminale che funziona davvero, davvero molto bene. Dai, per questa breve recensione è tutto. Io vi ringrazio e ciao al prossimo video da Alessandro Tech World.